appartamento di proprietà di un ente benefico in centro a Venezia per i costi condominiali troppo alti. Oggi la risposta dell'assessore alle politiche sociali Sandro Simionato. Sentiamo. Nessuno ha allontanato nessuno. La signora ha deciso spontaneamente di restituire le chiavi. Margherita Bravo ha deciso di consegnare da sé le chiavi del suo appartamento di San Lio in centro Venezia. L'assessore ai servizi sociali, Sandro Simionato, risponde così dopo il racconto ai microfoni di Rete Veneta della signora che dopo anni vissuti a Venezia si è vista costretta ad abbandonare la sua casa di proprietà di un ente benefico per costi condominiali troppo alti. L'essere abbandonati è un concetto ampio ma anche a volte relativo. Nel senso che io non so se la signora si è rivolta agli uffici comunali relativi, per questo mi risulta, non lo so. Spese troppo alte per Margherita, quasi 8.000 euro l'anno, troppo difficili da sostenere in una palazzina che appartiene all'istituzione veneziana servizi alla persona. Naturalmente la disponibilità ad andare incontro a ogni forma di rateizzazione per facilitare il rientro da questo punto di vista. Dopo numerose lettere richieste poste da Margherita, nessuna risposta è arrivata dalle interrogazioni giunte in consiglio comunale. Sono interrogazioni che a me non arrivano personalmente in forma diretta, mi informerò insomma del caso. Poi ripeto, se ci sono delle problematiche vanno affrontate, ma vanno affrontate nei luoghi deputati. Il ponte di Rialto, simbolo della città di Venezia, è stato riconsegnato, pulito e smacchiato. I graffiti che deturpavano il monumento ora non ci sono più. Credo di sì, da tempo il ponte aspettava questo momento. Noi siamo passati agli umori delle cronache internazionali dando veramente una brutta immagine di Venezia a causa dell'inciviltà delle persone che continuavano a imbrattare il nostro ponte, che è il simbolo in tutto il mondo. Oggi possiamo dire che grazie al contributo dei commercianti, alla collaborazione dei cittadini, noi oggi riconsegniamo al mondo il ponte di Rialto pulito, ripulito, esteticamente bello, e perciò credo che tutte le cartoline del mondo debbano adeguarsi. La musica cambia. Writers e vandali di tutto il mondo, il comune di Venezia vi avvisa. Sarete scoperti, denunciati e multati. Un sistema di telecamere collegate alla centrale operativa della polizia locale sorveglierà il ponte di Rialto. Smacchiato e ritinteggiato, i graffiti su uno dei simboli di Venezia restano un lontano ricordo. No, è assolutamente collegato alla centrale di vigili urbani, che poi appena individueranno atti non consoni con il rispetto del ponte, interverranno nei modi che riterranno più opportuni per perseguire gli atti incivili che qualcuno potrà fare. L'iniziativa, nata come spesso accade su Facebook, ha visto come protagonisti i commercianti di Rialto. Hanno tutti, nessuno escluso, finanziato i lavori di pulizia. Ora guai a chi tocca Rialto. Quanto è costato l'intervento? All'incirca sui 20.000 euro. E non mi sarebbe nemmeno piaciuto dire la cifra, però in un momento del genere, in cui tutti veramente fanno i conti a fine mese, anche noi commercianti abbiamo dovuto fare i nostri conti, in un momento in cui in una riunione condominiale per 5 euro la gente si ammazza, noi abbiamo speso questi soldi per i veneziani, per Venezia, per noi, per vivere in un posto migliore alla fine. Ed ora in breve...